sposare dagli avvocati io, come dice la canzone, la mamma di Sofia, vero? E tuo fratello Ario. Buonasera, siete molto belli ed è bello che questa sera, anziché guardare una partita o quei programmi che fanno nelle reti private, venite qui. Possiamo spegnere Venditti. Ora ci sento di qua. Allora, buonasera. Immagino, e avete tutte le ragioni, che voi possiate avere in questo momento due domande, che sono le seguenti. No, quella lì è la terza. La prima domanda è: come mai un signore di 30 anni, anche con dei titoli di studio, si presenta in pubblico vestito da McDonald's? E la seconda domanda è: a chi vanno i 3 euro che abbiamo dato all'ingresso? Queste due domande si incontrano in un punto, ma non è come pensate, nel senso che non è che per denaro uno va così. Ma c'è un messaggio che vogliamo portarvi quest'anno e che riguarda molto da vicino il mio rapporto con la scuola di musica Pop Corner, che tutti conoscete. Qualcuno è stato rapito e portato qui, o sapete tutti cos'è Pop Corner? Siete stati tutti rapiti e siete anche simpatici. Va bene. Scusate la salivazione, perché ci sono 50 persone qua dietro. E adesso vedrete come è bello, vostri parenti, amici. Mannaggia, io ho il microfono in mano da quando ero alto così ed è sempre una brutta sensazione. Comunque, che bello, Mimi e Milo, anche loro vengono da Milano come me. Comunque, ve la faccio molto breve. Beppe di Angoli di Mondo, c'è? Ciao Beppe. Allora, vi fidate di me un filino, anche se mi presento come un imbecille in pubblico? Fate un applauso a quel grande uomo che è seduto. Stiamo parlando veramente di persone eccezionali. Quando siete arrivati all'ingresso vi hanno dato un volantino di un'associazione che esiste da 30 anni e che sostanzialmente a me personalmente ha insegnato una cosa molto importante, che è questa. Avete presente quando andate a letto la sera e dite: io non faccio del male a nessuno? Mi sarà capitato, se avete tutti quella faccia lì, che la sera andate a dormire e dite: io non faccio del male a nessuno. Ad Angoli di Mondo mi hanno insegnato che a volte facciamo del male anche quando andiamo a comprare una cassa di Coca-Cola, facciamo del male a qualcuno che chissà dove abita. Nel senso, essere responsabili degli acquisti sono delle cose fantastiche e non vi attaccherò un pippone su questo perché durerebbe 3 ore e 3 quarti. Però sappiate che questa sera quello che vedrete è anche questo grazioso, orribile grembiulino che ho addosso. Sono parte di questi magazzini che recuperano tante cose che sono nascoste all'interno delle case. Ve la faccio breve, è quello che fa Pop Corner. Nel magazzino, nel ripostiglio interiore di ciascuna delle persone che vedrete qui, ci sono degli oggetti dimenticati in molti casi, ci sono degli oggetti, vedrete degli adulti che cantano, alcuni di loro cantano da 2 anni, perché nel loro magazzino c'era una voce e Pop Corner fa lo sforzo di tirargliela fuori e di esporla senza vergogna, anche se questa voce è un grembiulino giallo. L'inizio di questo concerto, io devo dare un cenno e voi non dovete accorgervene, perché loro devono aprire il sipario e voi non dovete capire che io gli dico: aprite il sipario. Dov'è il buco? Ecco. Fate un applauso, per favore, agli studenti di Pop Corner e ai maestri, soprattutto. Li deridete dopo. Ma lei sta deridendo qualcuno che conosce o degli sconosciuti? Qualcuno che conosce. Perfetto, sono tutti molto belli, hanno accettato di, insomma, fare questo gioco, perché alla fine in tante lingue europee, jouer, spielen, la musica è un gioco, non è nulla di più. Quella che abbiamo creato questa sera per voi, solo grazie a voi, è una stanza nel cielo, quindi iniziamo cantandovi Il cielo in una stanza. Buona serata, benvenuti a casa Popcorn.